Conte Di Maio all'Assemblea ONU sul clima, il Premier Italia vuole guidare la svolta verde, il Ministro abbassare le tasse è un obiettivo condiviso. Clima, tra poco il vertice ONU sul riscaldamento globale, 64 paesi pronti a misure più forti, gli accordi di Parigi non bastano. Il PD riunisce la direzione, Zingaretti in Umbria, candidatura bella e forte, Salvini, non corro da solo, faccio gioco di squadra. Bancarotta per Thomas Cook, il tour operator britannico, ponte aereo per rimpatriare 500.000 turisti in tutto il mondo. Immigrazione, summit in corso a Malta, tra i nodi redistribuzione migranti economici, Viminale assegna a Porto di Messina la Ocean Viking. Amianto, ogni anno 6.000 vittime, oltre 90.000 i siti contaminati in Italia, 2.400 le scuole esposte a rischio. A Milano si è chiusa la settimana della moda, assegnati gli Oscar per la creatività sostenibile. Sofia Loren, per la prima volta sul palco della Scala, premia Valentino. Buongiorno al TG1, il Presidente del Consiglio Conte, insieme al Ministro degli Esteri Di Maio, a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU dedicata ai cambiamenti climatici. A margine, entrambi tornano sul tema fiscale, smentendo attriti e anche chiarendo che l'obiettivo è quello di abbassare le tasse, non certo di aumentarle. Quanto all'ipotesi di tassare alimenti dannosi, Conte precisa, non è deciso ancora nulla, valuteremo insieme e ci ragioneremo. L'inviato è Roberto Chinzari. Meno tasse, linea dura contro gli evasori. Giuseppe Conte lascia.